10 gennaio 99, siamo all'aeroporto di Venezia in partenza per il nostro viaggio nel Camerun a visitare i missionari. Aeroporto di Venezia, Marco Polo. Siamo sbarcati in Camerun. Oggi è lunedì 11 e stiamo facendo il viaggio di trasferimento da Garoua a Maroua. Siamo sempre in trasferimento verso il nord del Camerun. Ci avviciniamo al lago Chad e principalmente dovremo arrivare alla città di Maroua, dove abbiamo il prenotamento. Undici! Accidente che appena la vista sabbia stiamo per entrare nella città di Maroua. Grazie alla famiglia dei Carubi. Stiamo visitando il mercato centrale di Maroua, il più importante. Tutti i giorni c'è mercato. Reparto sartoria. Stiamo visitando la forgeria per tutto.
E qui abbiamo il mercato delle pecore. Pecore, capre, pecore, un po' di tutto. Papi, amma avvaro per carapani va. Ma perché Rino che lascia così? Perché il gas fa il sol e muore lentamente perché si scarica tutto il sangue dentro, la carne è star bianca e deve prendere solo, altrimenti non viene mai. Martedì 12 gennaio, siamo partiti, stiamo andando sul confine con il Chad per visitare il panorama, il mercato che ci troveremo lì. Il equipaggio tutto bene? Villaggetto familiare, si vede anche il magazzino che stanno facendo per le derrate alimentari, soprattutto buio. Abbiamo visto anche il primo cane, che non è ancora stato schiattato da tre che non vediamo. Miglio per me. Tantissimo, anche noi siamo. Ma praticamente Beppi, e questo è il frutto, no? Sì. Una volta all'anno? Già tutti i semi, sì. E viene usato per? Per fare una specie di polenta. Le farine, le macine, il pesto e una specie di polenta. E adesso andiamo a trovare il sultano. Stiamo entrando nella casa del sultano. Ha chiesto se ci può far visita, ha detto di sì.
E qui siamo all'interno del villaggio di Push, dove si sviluppa il mercato tutti i giorni. Creti per pesca. Qui hanno gli ami. Parto per magia. Alza la testa perché te crei. Sì. E qui comincia il reparto della frutta. Abbiamo la vendita del miglio. Questa è più buona qua però. Buona sì, è la crema secco qua. Poi secco tu? Pepino, non esagerare.
Raga, questo solito è tutto. Grazie, Norbino, grazie. Siamo partiti da Mauro Ua e stiamo cercando di andare a trovare la missione delle suore della Divina Volontà che dovrebbe essere nei pressi di quel picco. Dopo due giorni di ricerca siamo arrivati a Mindif, no? E siamo riusciti a trovare la missione cattolica delle suore Divina Volontà di Bassano da Grappa. No? Ecco, qui a destra abbiamo la suora Luisa, infermiera che lavora al dispensario. Brava. Ecco. Sono suor Marisa, che mi occupo un po' della scolarizzazione dei bambini e l'alfabetizzazione dei giovani. E catechesi. Insomma. E poi? Io sono suor Maria Giovanna, allora mi interesso per quanto riguarda la promozione delle donne. Ecco. Allora aiutare a, così, a far sì, sì che le donne riescano a mantenersi da sole, allora con il lavoro che fanno con le loro mani, le tovaglie, cucito e stero. Tovaglie che poi veniamo in Italia. Brave. Sono Don Antonio, un prete di Vicenza, qui da 5 anni che sta cercando di far presa questa missione, con un po' di fatica, ma soprattutto con tante consolazioni e tante gioie. Auguro tutti di venire da queste parti. Fidei Domini. Questa è l'entrata della missione, qui siamo all'esterno, una zona molto arida, e questa è la casa dove abitano. Adesso andiamo a visitare il parroco che sta facendo catechismo. Questa è la comare qua, vedi questa qua? È la comare qua, è grande sta qua. Questa è la missione del padre e all'interno ci sono le aule dove sta facendo catechismo. Si può no, filmare, sì. Si può registrare. Sì, sì. Sì. La traduzione che potete vedere a Tandre è la langue di nord di Camerun che sta per le full funge. Camerun tre la nobilas, vuol dire che sì le credie sono zen, ma forti. Dans ces mondes, les uns les autres, on finira un jour par se comprendre pour pouvoir vivre en paix. C'est pourquoi ma tournée au Cameroun m'a inspiré et j'ai pu sentir l'accueil des mélomanes et mes amis les journalistes combien l'amour réunit. Questa è la biblioteca. Gli orari. Gli orari di solito vengono in famiglia e anche fuori. Sono molti, molti diversi. Vengono per i libri, soprattutto. Anche tutti si vengono qui, no? Però non ci sono scuole qui, c'è solo catechismo, insomma, solo insegnamento. No, o anche scuole. No, sì. In Mindif ci sono le scuole. Sì. Sia papà? Le,
quando facciamo noi come aiuto, come sostegno? Come sostegno, insomma, ecco appunto, sì, questo. È un difficile sia le scuole elementari, sia le scuole un po', cioè, di più grandi sostegni. Però stanno appena. Parlano subito, eh? Sì, sì, vedo che il loro punto un po'. Beh, loro sono un po' più avanti. Loro. Però qua sarebbe una scuola. Loro stanno imparando, loro invece sono un po' più avanti. Il cucito. Ubre lampeda. La nappa là, sai, guarda, tu le belle. Un colore di sei, guarda. Oggi è mercoledì 13 gennaio. Dai, Beppe. Noi siamo qua. A Marula, ieri abbiamo fatto un giro, siamo andati sul lago Maga, anche fine col Camero. Col Chad? Col Chad, sì. Oggi invece ci spostiamo e andiamo sul confine della Nigeria. In alto lì c'è il lago Chad, eh? Qua sopra c'è il lago Chad. Siamo in viaggio di trasferimento da Marua ai Monti Mandara e dovremo recarci presso il villaggio di Ramsiki. Sinistra a destra, distese di coltivazioni di miglio. Miglio dappertutto. Meno posti, sì. Vedete che è fresca, eh? Guarda che banco lungo. Un altro motolo. Bene? Ok, baby. Partiamo. Salute. Abdul. Coltivazione di cotone. Ne abbiamo trovato molto l'altra. Ma...
vista, si fa sempre più difficile. Arrivati a Rumšiki, questo è l'ingresso del nostro accampamento dove abbiamo gli alloggi. Andando a visitare la casa dello stregone locale. Questo deve essere il stregone, il capo del paese deve essere stregone. Si può filmare, no? Sì, è il crabo, il crabo della riviera. Medicina, no? No, è il granchio. È il granchio? Il scorpione? No, fare scorpione. Il scorpione? Chiesto di fare una previsione sullo stato di salute del compare e dopo vedremo cosa succederà, insomma. Deve prendere dei granchi che abbiamo visto prima, li appoggerà probabilmente sopra la testa. E si metterà anche a plantare la cucina africana, Africa. Africa. Esiste il Camerun. Camerun. E si, è il viaggio. Voyage. Villaggio. No, viaggio. 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 Sì. Ah, il viaggio? No. Voyage. Sì, sì. Mondo. Viaggio. Voyage, depuis Italia, Italia, Camerun, sì. Il villaggio. Tutto viaggio, viaggio, sì. Viaggi? Tour. Tour. Tour, sì. Voyage, che c'è? Sì, Europa. Europa. Come to shit that's my phone.
grande documento della question. La question posée. Compris? Alors, quel est le tir? Le plus vécu. Le plus vécu? Si. Il doit commencer, il doit poser la question. Faire l'attention? Non, pas attention. Poser une question. Sì, dai. Sì, Allez, Je vois ici, pas de problème. Famille content, mais attendre ton arrivée. Attendre de toi, quand tu tournes en Italie, attendre de toi les souvenirs. La sua famiglia, lui quando ritorna, aspettano i regali dell'Africa. Questa è la benedizione perché il viaggio va bene. Ok. Alors là dans la vallée, il y a autre famille. Fauve 4 côté de Cameroun, 4 côté de Nigeria. C'est comme le confine. C'est comme la police.
14 gennaio. Ci siamo trasferiti da Ramsiki, a questo villaggio di Tomu. La strada è stata lunga e brutta. Abbiamo viaggiato lungo il confine tra la Nigeria e l'Italia, dove ci siamo visitare la capitale. Ambiente completamente diverso.
10 gennaio. Stiamo lasciando questa splendida località di Ramsiki e ci avviamo per raggiungere il parco di Wadza, a circa 120 km da qui. Siamo arrivati a Wadza, questo è il nostro alloggio, l'accampamento, da dove domani mattina partiremo per la visita del parco che si trova proprio di fronte. Sabato 16 gennaio ci apprestiamo ad andare a visitare il parco di Wadza. Ecco, questo è la zona circoscritta che definisce il parco. Noi entreremo dal cancello principale qui e speriamo di vedere qualche bestia. La sosta di un laghetto di abbeveramento.
la strada in salita da Mora, siamo presi da Mora, siamo arrivati al villaggio di Ucina, dove dovremo far visita al sultano. Qua il sultano qua stiamo entrando nella zona dei depositi, dei magazzini. Che il sultano abbia 40, se ho capito bene, 49 mogli e 100 erotti. Eccoli qua che stanno arrivando. Siamo arrivati a Maraua, oggi è domenica e se possibile vediamo se Don Arduino riesce a partecipare alla celebrazione della messa. Lunedì 18 gennaio siamo partiti da Maraua per far visita ad alcune missioni accompagnati dalle suore della Divina Volontà di Mindif. Questa è la prima missione di Cere che troviamo lungo il percorso. E qui facciamo visita a due missionari che vedremo poi più avanti. Siamo all'interno della missione e qui abbiamo il nostro parroco che viene da Don Andrea Mazzon, da poco qui in Camerun. Ecco. E qui abbiamo il padre rettore Don Luciano Bordignon. Bordignon che manda tanti saluti a Don Danilo, no? Don Danilo, sì, senz'altro. A Suor Margherita. Salutate Suor Margherita. A Suor Margherita anche. Ecco. Che mi lasciamo la gallina perché la parte sempre più grossa. Con Don Arduino. Bene, bene. Senz'altro vedrà questo filmino. Insomma. Bene, qui abbiamo Don Arduino e i nostri accompagnatori. E la, la,
Beh, la madre, naturalmente. Giovanna Elmi, il nostro bene. Geriarco, eh? Siamo all'interno della cappella della missione. Molto bello. La missione, ci troviamo a Duvangar. Andiamo a visitare questa bellissima chiesa che è stata costruita con materiali, tutti graniti ricavati dalla zona. Bella. Anche Durum è così, poi vede. Però qua la notte di Natale, di Pasqua, allora, sì. Ci sono tutti, cioè i battezzati vengono immersi, perché questo viene coperto di acqua. Il prete allora si mette qui da questa parte, entra di qua e viene appunto immerso, viene per immersione e poi esce da questa parte. Per esempio, tutto costruito con granito, quindi tutta pietra, granito tagliata, tutto dell'uovo. Siamo appena arrivati nella missione di Bukaru, missione delle Suore della Divina Volontà, sempre di Bassana. Questo è il sarè interno, dove si trovano le suore. E qui ci fermeremo un po' e saremo loro ospiti per il pranzo. Sì, ma devi capire la provvisione. Paolo, questa è stata la cantata Stelli, la voglia nostro padre qua. A Macomare qua, a Macomare. Ma come si è arrivato? Ma conosci? Sì. Tu la Peresina ti ha conosciuta? Portava il pane. Sì, potrebbe essere portare il pane. E lei si chiama Suor? Cecilia. Cecilia, no? Suor Adelia è mia amica molto intima. Ma avete conosciuto anche Suor Teresina Cavada, no? Teresina? Ma ancora? Sì, tornerà, sì. Ma tu, Paolo, Suor Teresina Cavada, che farete il film dopo? Allora dai, presentiamo la madre. La stessa che si presenta. Dica che cosa. Suor? Mi sono Suor Cecilia. Originaria di Treviso, Castione di Loria, Castione. Sono qua da 10 anni. Quest'anno facciamo il 10° anno della nostra venuta. Ha conosciuto Suor Domenica Bibione, naturalmente. Ho conosciuto Suor Rosa, Suor Domenica. Suor Enedia. Enedia, ma tante. La Teresina. Teresina. Margherita. Lucetta che è morta. Margherita. Tante. Adesso dovrei ricordare tutte. Va bene, insomma. Un pensiero a tutte comunque. Tranquilla, è un pensiero a tutti quanti. Tranquilla in tutte e troppo. Brava. Io sono stata lì a Bibione ancora con Solario Vecchio. E ho fatto anche le cure là. Brava. Perché stavo poco bene. E là mi sono un po' ripresa. Dopo siamo passati al salario nuovo, abbiamo tanto lavorato in Calabria per sistemare questo salario. Ecco. In più, lì a Milione stesso, dopo io sono venuta via, perché andavo solo il tempo estivo là. Sono stata in Calabria e sono stata ben prima a Bronzo, a Spilimbergo, eccetera. Ma dalla Calabria sono venuta su per fare l'asilo ai bambini. Nella spiaggia, stata là 2 mesi, sono capito, va bene. Sora Chilina, non so se la ricordo, sorella di Suor Donatina, Suor Fides, ecco, così. Bon, dopo passiamo a Suor
Laura. Ma Dio, mi resta con me un discorso lungo. No, no, ecco, conto perché... Perché se no, la sua, la batteria si finisce. Originaria di... Sono di Cassola, provincia di Vicenza. Beh, anche mi sono andata a Bibione qualche volta. E in Camerun da quanti anni? Da 10 anni. Fondatrice. Fondatrice, tutte e due assieme allora. Tutte e tre assieme, ecco qua la terza allora. Sì, allora mi sono Maria Regina e sono originaria di Piove di Sacco. Ranzato. Maria Regina Ranzato, ecco, per chi che ha conoscenze con mia mamma, il paese, con i familiari degli amici qui che sono. Ecco, saluto anche a mie sorelle che si è a Bibione, perché penso che lo vedranno. Sì, certo, sì. Stiamo bene. La dottoressa del paese? No. Segue il dispensario. Comunque, anche a mie 10 anni che sono qua insieme con Cecilia e Laura. Ecco, e si occupiamo un po' mi occupo di attività di Assanté. E sorelle si occupa di animazione, di pastorai, fa di tutto, insomma. Beh no, un po' di tutto, ecco. Va bene. Siamo contenti. E noi ringraziamo voi per l'ospitalità che ci avete dato oggi. Per noi è stato anche bello, perché così si respira un po' di aria di casa quando che qualcuno viene dai nostri parti. Ok, grazie. Siamo all'esterno. Qui di fronte abbiamo la casa del padre, la camera da letto. Vicino al magazzino. Vicino ai magazzini, officina e quanto altro. Siamo sul portico della cucina dove abbiamo mangiato. Temperatura odierna, se si vede. 38 gradi. A sinistra sono 38. 38 all'ombra. 38 all'ombra, vuol dire 40 e rotti fuori. Prego. Allora, niente, mi ne approfitto davvero di ringraziare tutti quanti per quello che mi ha dato. Abbiamo fatto conto che intanto abbiamo pensato di comprare del miglio, perché il tempo, soprattutto il tempo là di agosto, senz'altro mancherà, e soprattutto per qui che ha più bisogno. Allora, abbiamo fatto conto che abbiamo ancora 36 sacchi di miglio. E li dividiamo nei 6 settori, e quindi abbiamo 6 sacchi di miglio per ogni settore. Senz'altro sto miglio qua che andrà per i più poveri, per chi che non vuole comprarsi in quel tempo là, e quindi a nome loro vi diciamo un grazie, e vi mandiamo tutti i sorrisi che gente farà quando che io Okay. Allora, qua abbiamo un esemplare dei buoni caramelli, dei buoni baci che mi sei arrivati. Credo che sei regalo più bello che faccio. Grazie Gina. Mi hanno detto grazie Gina. Va bene, contento con te. Sì, beh, questo del picco, ecco, non so neanche come chi ha fatto portarli, è una roba grande. Vabbè. Qua, tu Arduino mi ha dato dei penne. E vuoi portarsi sì, via, che tu vai, forse non gli interessa proprio, invece se proprio mi interessa. Va grazie bene. A chi questi qua. Sempre lui. Allora, qui abbiamo la missione, vista dall'esterno. E fuori, di fronte, dopo lì andiamo a vedere, c'è una bellissima vallata, c'è la chiesa. Che è la stessa chiesa che è riportata nelle cartoline che abbiamo spedito a casa. Stiamo visitando la missione di Morloi, che fa sempre parte del gruppo di missionari di Vicenza. Qui abbiamo un centro professionale che stanno costruendo, e questo con la maglietta rossa del missionario, e gli altri due signori sono dei laici che da diverso tempo sono qui per aiutare la costruzione, per portare a termine la costruzione di questo centro professionale. Qui dietro c'è la falegnameria, e in questa zona dovrebbe sorgere un centro di istruzione per la coltivazione della terra, per insegnamento del lavoro di falegnameria e altri lavori artigianali. Quel ragazzo lì si ferma qui con la moglie, è già un anno che è qui con i suoi figli, 3 figli, di 2, di 5 e di 8 anni. E anche lui ha fatto una scelta di vita. Queste sono le stanze che le stanno costruendo per poter ospitare
poter aspettare le persone che verranno poi a seguire i corsi di insegnamento. Altro ettaro fuori di là e dopo 12 ettari uniti, che sarà fa sui 15 ettari di terra. E quello è un villaggio? Quasi, quasi un villaggio che vedeva prima. La gente che negava te da terra si va. Com'è che ti chiami? Giulia. Giulia ti chiami? Brava. Hai 5 anni? Sì. Lasciamo la missione, questa è una panoramica generale, per ritornare a Marowa, all'hotel. Martedì 19 gennaio, siamo arrivati a Gorus Dokula per visitare un fiume che si è creato una spaccatura naturale all'interno del granito. Sì, sì. Tutto granito. Tutto granito, no, Beppe? Questa parte fa il mezzo da casa tua, Beppe. Granito. Siamo scesi lungo il granito per trovare l'acqua, è quasi asciutto. Durante la stagione delle piogge chissà se è tutto pieno. Strada facendo abbiamo trovato un'altra missione cattolica del Pime, siamo a Muturua e qui c'è un padre missionario, padre Malvestio di Noale. Questa è la missione. E assieme a lui ci sono dei laici di Venezia, marito e moglie, con una bambina che adesso non c'è. Oh,
e sotto questo splendido albero si stanno costruendo i padiglioni che dovranno essere destinati ad atelier per batik, per pittura a mano dei vestiti, cucitura, eccetera. Praticamente in questo centro vengono accolte delle famiglie, marito e moglie, vengono ospitate e loro continuano la loro vita e loro si rendono disponibili a prestare un servizio quasi gratuito ed accogliere questi ragazzi handicappati. Quindi ognuno prosegue nell'ambito familiare, nel proprio lavoro, ma nello stesso tempo seguono e curano i bambini che frequentano questo centro. Qui abbiamo il reparto falegnameria, la scuola. Artigianato. Questi qui hanno già fatto i corsi già gli anni precedenti. Però per non lasciarli lì così, sono ingaggiati in cooperative, sembrare fare il caso, compriamo. Bambini, bambini dietro. Siamo arrivati nella missione di Gidi Ghis, dove troviamo altri due missionari, sempre del Pime. Uno di questa missione e l'altro di una missione circa 15 km da qui. Entriamo in chiesa. Giovedì 21 gennaio siamo partiti da Marua per atterrare nella capitale di Yaoundé, dove domani proseguiremo in macchina per Bamenda. Siamo arrivati a Yaoundé, la capitale del Camerun. L'ambiente è completamente diverso rispetto al nord. Il clima è cambiato, è caldo, umido,
il traffico anche. In compenso vediamo tante banane e tanta frutta, no? Notare la differenza di traffico da Garoua alla capitale. Venerdì 22 gennaio, siamo in viaggio di trasferimento dalla capitale Yaoundé a Bamenda. Lungo la strada da Yaoundé a Bamenda ci siamo fermati per una piccola pausa, manca una decina di minuti per Bafoussam e poi un'ora circa a Bamenda. Qui siamo in una missione cattolica, tra i padri missionari per il momento sono fuori, italiano e polacco. Siamo arrivati a Bamenda e stiamo per andare a far visita del vescovo locale che qualche anno fa è venuto in visita a Bibione, la nostra parrocchia. Questa è l'abitazione del vescovo e adesso dovrebbe riceverci. Per far venire la notizia a lui era un po' difficile, però abbiamo hanno mandato un lavoratore apposta, una cosa. Sì, sì, perché c'erano delle donne, no? Sì. Era come che partecipavano a quell'incontro, sarebbe stato facile, ma ho pensato soltanto quando era già partito. Mi ha mandato una persona proprio di tua volta. Sì, siamo ritornati stamattina. Sì, stamattina. Domenica 24 gennaio siamo arrivati alla missione per partecipare alla messa domenicale. La gente sta arrivando dai villaggi vicini. Si avvicina l'ora d'inizio della messa e da tutte le parti arriva gente.
dove stanno costruendo una nuova sala per le riunioni, dove viene festeggiato il padre che dovrà lasciare la parola. Sì, Lunedì 25 gennaio, siamo in viaggio di trasferimento da Bamenda a al mare, non mi ricordo più, al Douala, dove dovevamo prendere l'aereo. Lungo la strada troviamo un paesaggio completamente diverso, ricco di piantagioni, di banane, di papaya, di ananas. Banane. Siamo banane. Guarda che sta il porro di tacchi, Io vado in fondo. Guarda. Siamo arrivati a Douala, stiamo attraversando un lungo ponte e questo è il porto commerciale di Douala. Martedì 26 gennaio, siamo a Douala, questo è il nostro albergo, Hotel Sawa, e ci apprestiamo ad andare a visitare la città, in attesa di rientrare domani mattina. Siamo lungo il porto commerciale di Douala, qui si vede sulla merce il legno per il ponte per il mondo. Stiamo visitando la zona artigianale di lavorazione del legno. Questo è lo stato del Camerun, confina a sinistra con la Nigeria, sulla parte alta abbiamo il lago Chad e quindi sulla parte destra alta confina con il Chad, in basso sempre a destra con la Centrafrica, a sud con il Congo, con il Gabon e con la Guinea Equatoriale. Abbiamo iniziato il nostro viaggio, il nostro itinerario sulla parte nord della zona Marouha. Marouha, tutta la parte sinistra verso i monti Mandara, Mokolo, Mindif,
guida, la parte destra verso il lago Maga, ai confini con il Chad, dove abbiamo visitato il villaggio di Purs. Qui in alto siamo andati a visitare il parco di Waza e poi siamo scesi verso Marua per visitare la zona dove ci sono i missionari, Kaele, Tulum, Guidi Guidis, e poi abbiamo visitato Mindi, come abbiamo già detto, poi siamo andati a Moturua e poi siamo andati a Guidè, eccetera. Siamo scesi poi sulla parte più in basso del Camerun per andare nella capitale che si chiama Yaoundé. Eccola qui, da Yaoundé poi siamo andati a Bamenda, sulla parte a ovest. Da Bamenda poi siamo scesi, siamo trasferiti su del mare, il porto di Douala. Lineho, lineho, uyu linelelo mwana mene, mwana wanzeu. Lineho, line, lineho, uyu linelelo mwana mene, mwana wanzeu. Kukacha mama wa amatengaza je, kusesa bakomo bakomo pama iwaje. Kukaja mama, early morning, ama adingataji. Kusesa bakomo bakomo, lama iwake. Magolo wali, ati magolo wali, amu ya mikila. Akujiri nerero mwana mene, mwana wanzeru. Magolo wali, magolo wali, amu ya mikila. Akujiri nerero mwana mene, mwana wanzeru. Mwana wanzeru tinde 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 tinde. Agile gogo wana madingo, gamu ya mikila. Kudina madingo mwana mene, mwana wanzeru. Agile gogo wana madingo, gamu ya mikila. Kudina madingo mwana mene, mwana wanzeru. Simu kuna magogo, tawizi na mwe, tawizi na mwe, malota ine. Bambo wanga tandisi enda salandeka. Tavizi na mwe, ni malota ine. Bambo wanga atamwali anda salandeka. Gondwa mama, gondwa mama, gondwa une mama mwe, gondwa une mama mwe. Gondwa mama, jaramanda utafera mwe na mwe. Gondwa mama, gondwa une mama mwe. Gondwa mama, jaramanda utafera mwe na mwe. Mangomba mbiliyo, mbiliyo, mbili tumaona lero. Mangomba mbiliyo, mbiliyo, mbili tumaona lero. Agile si aimbae, aimbae, zogoma tumaona. Chalamanda aimbae, aimbae, zogomata.